Didacta 2023 Sicilia, siamo con Andrea Gavosto, presidente Fondazione Agnelli. Bene, noi siamo qua, è un piacere, diciamo, essere qua, devo dire, è stata un'organizzazione fantastica, con un sacco di persone, dibattiti molto interessanti, quindi è veramente una grande occasione di confronto e di apprendimento per il mondo della scuola, a cominciare da noi stessi. Gavosto, tanti temi affrontati, inutile insomma nasconderlo, domina l'intelligenza artificiale. Nel corso di un suo intervento lei ha detto che l'intelligenza appunto da ChatGPT o in generale artificiale non deve intimorire i docenti. No, esattamente, noi abbiamo avuto alcune sperimentazioni ed è chiaro che dal mondo della scuola c'è un po' di timore, soprattutto rispetto a ChatGPT o l'intelligenza artificiale generativa, perché viene vista come un modo per, come dire, taroccare i compiti, eccetera, eccetera. In realtà, per come funziona l'intelligenza artificiale è uno strumento che permette di andare molto in profondità su un campo specifico, tutto lo scibile su quello strumento, ma non permette ad esempio di fare ponti fra materie diverse. Questo è il lavoro del docente. Per dire, l'intelligenza artificiale può aiutare a imparare a fare, non so, gli integrali in matematica, dando tutta una serie di esercizi e aiutando i ragazzi a imparare come si fanno. Non potrà mai sostituire il docente che spiega come funziona l'integrale o la matematica, quindi è perfettamente complementare. Timori infondati, i docenti si devono formare però su questo settore. Assolutamente sì, i docenti si devono sempre formare, diciamo, come sappiamo, tutto il dibattito anche sul PNRR e la formazione iniziale in servizio, ma su questo campo in particolare, che è un campo nuovo per tutti, quindi non ne sappiamo ancora tantissimo, però è chiaro che, attenzione, non è che si devono formare a programmare l'intelligenza artificiale, si devono formare a utilizzare l'intelligenza artificiale come uno strumento, così come usano le lavagne interattive, i computer, eccetera. È uno strumento, alla fine chi dirige l'orchestra è il docente. Bene. Si è parlato anche di dispersione in Sicilia, inutile negarlo, è uno dei punti nevralgici. Voi però da questo punto di vista, non per la Sicilia, ma a livello nazionale, già da qualche tempo siete meno pessimisti di altre associazioni, di altri addetti ai lavori. Ti qualifico, nel senso che, allora, se guardiamo alla misura tradizionale della dispersione e dell'abbandono, che è quella della misura europea del mancato raggiungimento di un titolo di studio di scuola secondaria, la scuola italiana ha fatto dei progressi enormi. Se la vediamo nell'arco degli ultimi 20 anni, abbiamo più che dimezzato il tasso di abbandono misurato in quel modo. Ed è una cosa che stranamente la scuola non rivendica quanto dovrebbe e sarebbe giusto che facesse. Anche in Sicilia, peraltro, appunto, si è il tasso di dispersione all'inizio del 2000 era più del 30%, adesso è ben sotto il 20%. È chiaro che parlarne nel periodo di Caivano è sempre complicato, ci saranno sempre dei casi molto molto tristi e drammatici da affrontare, però se la vediamo a livello, diciamo, di sistema, le cose da quel punto di vista, l'abbandono, sono stati fatti grandi progressi a nostro avviso. Dove invece dobbiamo lavorare di più e sul, come sappiamo dai dati invalsi, sulla dispersione implicita, cioè il livello adeguato di apprendimenti nelle materie di base, matematica, italiano, eccetera. Lavorare, sappiamo, insomma, la Fondazione Agnelli ha sempre sostenuto che, insomma, bisogna insistere anche sul versante della docenza. Possiamo, ecco, ribadire un po' quello in sintesi, in un minuto, cosa dovrebbero fare gli insegnanti per contrastare di più la dispersione? Allora, come sapete, noi abbiamo lavorato moltissimo sulla scuola media, secondaria di primo grado. Ad esempio, quello che stiamo per presentare oggi è una piattaforma sviluppata insieme alla Fondazione De Agostini, totalmente gratuita e aperta a tutte le scuole secondarie di primo grado, che ha l'obiettivo di aiutare
le scuole, appunto i docenti, sia referenti all'orientamento, domani docenti tutor, eccetera, sia in generale il collegio intero, a fare un orientamento efficace alla scuola media. Noi sappiamo che uno dei problemi è che spesso il consiglio orientativo che viene dato alla fine è, come dire, un po' una fotografia del fatto se il ragazzo ha dei buoni risultati scolastici. In realtà l'orientamento è un processo che dovrebbe iniziare all'inizio del primo anno e concludersi, diciamo, al terzo anno. Quello che fa la piattaforma Futuri è proprio quello di dare questo percorso con cui alla fine i docenti avranno tutti gli elementi per formulare un giudizio orientativo che tiene conto sia degli interessi e delle predisposizioni dei ragazzi, sia dei materiali nuovi di didattica dell'orientamento, sia ovviamente di una serie di informazioni su quello che significa scegliere un liceo anziché un istituto. Per concludere, una piattaforma che comunque si avvale di incroci di dati e quindi anche che vengono appunto forniti dallo studente, dal docente, e quindi possiamo dire che anche in questo caso la tecnologia, l'informatica è a supporto. Assolutamente, noi naturalmente chiediamo la liberatoria alle famiglie, essendo studenti minori, e quindi non chiediamo nessuna particolare informazione tranne che di fatto la mail istituzionale, diciamo, quella di scuola. Poi useremo anche in una seconda fase l'intelligenza artificiale per aiutare a raffinare, diciamo, il consiglio orientativo, però in questa fase è importante e soprattutto uno strumento per i docenti. Allora, ricordiamo qual è l'indirizzo internet? Allora, è www.futuri.education. Ci potete anche arrivare, chi vuole, da sito della Fondazione Agnelli, che è www.fondazioneagnelli.it. Bene, ringraziamo Andrea Gavosto. Grazie a voi.